Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Io come sempre sono AngeloNero83 e oggi siamo tornati con il secondo episodio di In Segreto, il sito nel quale potete leggere i segreti di tutti quanti, quindi magari stronzate, cose vere, puttanai vari, tutto ciò, più chi ne ha più ne mette, insomma, ragazzi. Quindi partiamo subito con il primo segreto di oggi, che è già un macello, ve lo vado a leggere. Allora, uomo di 14 anni, uomo. Bimbo minchia di 14 anni. Comunque, mio padre tradisce mia madre con mio zio. E già qui è una cosa strana. Va bene. Mia madre tradisce mio padre con un amico. Quindi pure la madre tradisce il padre. Casomai la tradisce con lo zio. Mia zio, perché dovete capire che lo zio tradendo la zia con il padre, cioè con, non so se sarebbe il marito della sorella, diventa mia zio, perché essendo gay il ragazzino scrive mia zio, tradisce mia zia che lo tradisce con mio padre, con una sua collega. Che bella famiglia unita. Ragazzi, io non so se avete capito, praticamente il padre ha un rapporto omosessuale con il marito della moglie, cioè con il fratello della moglie. La moglie lo tradisce a sua volta, quindi facendolo poco di buono con un suo amico. Lo zio viene tradito dalla zia. Il padre praticamente tradisce la moglie facendosi sì lo zio, e poi, da quello che ho capito, anche con una collega, quindi maschio e femmina, cioè chi più ne ha più ne metta. Che bella famiglia unita. Quindi, ragazzi, direi a questo bambino qui, o è un cazzaro professionista che vuole confondere le menti, quindi vuole far arricchire qualche parente psicologo, oppure direi di prendere lui, cioè di prendere tutta la sua famiglia e di buttarla dal quinto piano giù, magari, o portarli tutti quanti all'URSS, perché secondo me hanno un problema di fondo. Comunque, passiamo al prossimo segreto. Ok, ragazzi, allora, ecco il secondo segreto. Donna di 14 anni, anche in questo caso direi ragazzina, bambina, bimba minchia di 14 anni. Oggi è il compleanno del mio papà. Qualche minuto fa io e mamma abbiamo scoperto l'ennesimo tradimento che porta avanti da quando io ho 6 anni, sempre con donne diverse. Domani se ne andrà di casa, quindi direi che questo segreto è per la serie Bei compleanni di merda. Quindi complimenti al papà che porta avanti un tradimento da quando lei ha 6 anni, ora ne ha 14, quindi sono 8 anni di tradimento. Complimenti, passiamo al prossimo segreto. Ok, ragazzi, ecco il prossimo segreto. Uomo di 15 anni. Durante l'ora di palestra faccio finta di cadere per toccare le tette alle mie compagne di classe. Non si sono mai rese conto che facevo solo finta di inciampare, e tutte le volte mi chiedono come sono e se mi sono fatto male. Ok, ragazzi, io direi che questo arrabbiato mentale gli farei partire un applauso, perché è veramente un grande, è una tecnica vecchia più di me. Quello di far finta di cadere o di avvicinarsi alle ragazze col gomito, tastare il seno, sono cose che si facevano già molti anni fa. Quindi applauso a questo piccolo genio, fino a che non verrà sgamato, qualche sua compagna leggerà questo post e poi lo creperanno di mazzate. Quindi andiamo avanti col prossimo segreto. Ok, ragazzi, allora ecco il prossimo segreto. Uomo di 23 anni. A Capodanno sono andato a festeggiare in discoteca con amici, ho visto una ragazza bellissima. L'ho puntata tutta la sera in attesa che mollasse il tizio con cui ballava. Verso le sue è proprio lei a mollarlo, verso le sue, forse non verso le 6, è proprio lei a mollarlo, ma se ne va, esce da sola, la seguo per un bel pezzo e poi non ne vado fiero, in una zona appartata le salto addosso, quindi un altro malato arrabbiato mentale. La cosa bella è che non ho mai preso tante botte in vita mia. Quindi, oltre ad essere un arrapato mentale, essere saltato addosso a una ragazza, cosa che non si fa assolutissimamente, hai preso pure botte. Quindi, una ragazza che a differenza tua ha sotto due attributi così e te ne ha date tante, ma tante, e te le sei meritate. Ok, prossimo segreto. Allora, donna di 29 anni. Ieri una mia amica mi ha chiesto come mai non sono venuta all'appuntamento che mi aveva dato, e io le ho detto che stavo facendo i compiti. La verità è che stavo leccando il pene a suo padre. Quindi a questa qui praticamente, ragazzi, piace molto la banana quella matura.
quindi quella magari immacolata, quella con un po' di macchie, non quella fresca. Quindi complimenti a questa ragazza. Io direi che l'attributo Troia dell'anno è tutto per te, mia cara, se mai vedrai questo video. Ok, andiamo avanti col prossimo segreto. Ok ragazzi, ecco il prossimo segreto, donna di 16 anni. Allora, l'altro giorno sono andata a casa del mio ragazzo, mentre stavamo giocando con la PlayStation 4, lui si allontana per andare in bagno e mi faccio un po' i fatti suoi. Non l'avessi mai fatto. Trovo una mia foto sul muro, sporca di piccole macchie bianche. Lui torna e gli chiedo: amore, che cosa è successo alla mia foto? E indico le macchie sulla foto. Lui rosisce e dice: mi è caduto del dentifricio sulla foto. Scusa, mi sa che non ci devo credere tanto. Oh, ah! Oh my God. Ma no, ma va, no, ma credici, quello è sicuramente dentifricio. Quello è Medatent White, che aiuta appunto ad avere le foto più bianche. Quindi lui, con le macchioline che tu trovi, è semplicemente del dentifricio che è spruzzato via a schizzi. Questa è la verità. Quindi non dubitare del tuo ragazzo, quello sicuramente è dentifricio. Ok? Va bene, andiamo avanti col prossimo segreto. Okay, ragazzi, prossimo segreto, uomo di 14 anni. Il mio segreto è che riscaldo la carta igienica prima di pulire il culo. Ora ragazzi, a parte la grammatica italiana che lascia desiderare, ma a parte quello, ma io vorrei sapere da questo bimbo minchia di 14 anni, ma perché devi riscaldare la carta igienica prima di pulirti il culo? Cioè, spiegate qual è la motivazione che porta una persona a fare questo. Evidentemente, quando si pulisce vuole l'effetto chobar, quindi cioccolato caldo, quindi usando la carta igienica bella scaldata, quando poi va a pulirsi, ecco, quello è l'effetto, esce fuori tipo la tazzina di bello di cioccolato caldo. Quindi questo ragazzo evidentemente ha questo tipo di perversione che non capirò mai. Comunque il chobar è buonissimo. Detto questo, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, allora, l'ultimo segreto per questo secondo episodio è questo. Donna di 15 anni. Sono una nerd, amo tutto ciò che riguarda la tecnologia, perciò mi sono iscritta ad un istituto tecnico. Il segreto è che sto tralasciando lo studio perché tutti i più fighi della scuola mi scopano o vogliono scoparmi. In tutta la scuola siamo 25 femmine, io la più buona a detta loro. Ok, io direi che più che una nerd, visto il tuo andazzo, da grande prenderai sicuramente un'altra strada, che non è sicuramente quella della nerd, ma è quella del marciapiede, perché se tu tralasci lo studio di una tua passione per farti scopare da tutti, significa che il tuo futuro non è quello di essere una nerd. Ok? Questo prendilo come consiglio. Ok ragazzi, allora con questo segreto si conclude il secondo episodio di In Segreto. Io spero che vi piaccia questa serie, che vi faccia divertire, perché è bellissimo leggere le puttanate, le stronzate, non so se sono fatti veri che scrivono questi qui su questo sito, però comunque mi fa sempre fare due risate, spero che faccia ridere anche voi. Quindi se è così, siccome ho visto che l'altro episodio comunque ha avuto un buon seguito di visual, di mi piace, sono contento, spero di continuare a portarvi altri episodi perché è divertentissimo leggere i segreti insieme a voi. E vorrei chiedervi se per piacere sotto nei commenti iniziate a scrivermi parole che volete che io cerchi, così nel prossimo video, nel terzo episodio, cercherò parole che voi mi suggerirete sotto nei commenti e leggeremo i segreti relativi alle parole che voi mi andrete a scrivere. Quindi mi raccomando ragazzi, nei commenti iniziate a scrivere quali parole volete che cerco nel prossimo episodio di Segreto. Come sempre lasciate un like, commentate con le parole da cercare, condividete. Se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, suggerite il mio canale agli amici per farmi conoscere, vi chiedo questa gentilezza. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!